Permesso, signor Questore. Ah, Renzi, venite, venite pure avanti. Agli ordini, signor Questore. Anche stamattina, lo stomaco, la solita acidità. Ho preso la magnesia, ma ormai non fa più niente. Bene, vi ho fatto chiamare per il commissario De Vincenzi. È arrivato? Come da fonogramma, dalla questura di Milano, mi sono recato alla stazione Termini. L'ho atteso al direttissimo delle 7.45 e... E non è arrivato, No. Ecco, sempre il solito imprevedibile. Imprevedibile. Per il resto tutto a posto. Ho fatto sistemare l'ufficio accanto al vostro. Bravo. Vedete, a Milano De Vincenzi era a capo della squadra mobile. A Quidano non avrà un ruolo fisso. Bene che stia sempre alla mia portata di voce. Lo userò come consigliere. Ecco, sì, consigliere psicologico. Sapete, molto esperto di psicologia, Freud e tutto il resto. Sì, signore. E voi lo assisterete nella vostra qualità di vice commissario. Sì, signore. E mi riferirete ogni mattina. Solo perché è imprevedibile. Tutto predisposto. Ho pernotato alla pensione Flora dove abito anch'io. Penso che mangeremo anche insieme. Bravo, bravo. Solo perché è imprevedibile, perché per il resto è un uomo colto, intelligente, di grandi capacità, funzionario integerrimo, eroico, ex combattente, decorato. Sì, signore. Pensare che durante la guerra sono stato ai suoi ordini. Servizio segreto dell'esercito. Ora le parti si sono invertite. Voi siete il questore e lui... Eh già, i casi della vita. Avanti. Da Milano ci comunicano che il commissario De Vincenzi è partito regolarmente all'ora stabilita. E si è volatizzato per strada, eh? Ah, Dio. Imprevedibile. Come al solito. Imprevedibile. Rozza. Io durante la guerra abitavo in una casa che si ergeva proprio dove adesso c'è quella statua. Ma allora pure lei è montigiano, sì, insomma, del quartiere Monti come me. Mia madre c'aveva un banchetto al mercato che stava proprio là. Là, dove c'è quell'altro, Augusto. Com'è cambiato tutto? Prima era tutto un intrigo dei vicoli, dei vicoletti, dei casupoli, dei palazzi. Eh già, è colpa, cioè, è merito del piccone risanatore, se dice così. No? Buono! Per un'ora de magnà. Se pure lei va a Piazza Venezia a sentire Duce, può far meno dalla carrozzella, con quattro passi. No, io l'ho già visto. Chi? Giulio Cesare. Giorno per giorno la guerra. Portami a Piazza Navona. E portate l'orgoglioso ricordo dentro delle vostre carni, sempre nei vostri cuori. Questa è buona. Falla stappare e tieni di riserva la 16ª. Preparate subito la scena del veleno. Già fatto, dottor. Tutto a posto. C'è sta pure il fabbisogno. Lo credo che era buono. Ha girato 18 volte. Ha
Ma va bene, va. Alla fine io avrei speso solo di pellicola con questo qua. Come per tre film normali con qualunque altro regista. Ma. Questi cadaveri qua, questi cadaveri, raccoglieteli tutti, falli raccogliere accuratamente, mi raccomando. Mica si è accontentato di manichini normali, no. Ci ha voluto il sangue vero dentro e poi i meccanismi per farli muovere. No patrimonio mi è costato. Attenzione, allora. Ok, dai, facciamo questa foto. Fatta. Bene. Sì, un'azione, facciamo un'altra. Aspettate un momento, aspettate. Alla guaglione, eh. Ma. Dico io, ho preso un regista tedesco. Contavo sulla disciplina, sulla concretezza germanica. A vero. E che ti scopri? Che questo è peggio di D'Annunzio, tu non l'hai conosciuto, sei giovane. All'epoca di Gabiria. Commendator Bernieri? Chi è? Questa è la coppa scelta dal signor Trenck per la scena del veleno. Fuori c'è l'antiquario con la fattura. È antica? Sì. È vera? Sì. È d'oro? Sì. E le pietre? Rubini. Permette? Tra poco è di scena. E poi dice, mannaggia, casi lo caccio! Mi accusano di boicottaggio agli scambi culturali italo-germanici. Nici. Vabbè, a chi li do? Vai con il vento! Ferma così! Brava, grazie! Brava! Deliziosa, veramente deliziosa! Brava, bravissima! Oppla! Proprio un immacolato fiore d'alta montagna! Che significa questa operetta? Fotografie per la stampa. Per il lancio della signorina Berto abbiamo pensato di ispirarci alla signorina Grandi Firme. Ottima idea! La ragazza creata da Boccasile per la copertina delle Grandi Firme è una tipica e sana bellezza italiana, come del resto la signorina Berto. Il mantello bianco, prego. Usate una riproduzione delle logge dell'Orcagna. La purezza di un magnifico profilo di donna accostato alla purezza dell'architettura del Rinascimento. Lei non è d'accordo? Io penso che... Quello che pensa lei è irrilevante. Vi conta quello che penso io. Armando, no! Quello che penso io è che affidandole la parte di Astorre Manfredi nel mio film ho commesso il più grande errore della mia carriera. Fortunatamente il suo impegno contrattuale con noi termina oggi, con la scena del veleno. Vede, dottor, Roma è una città che parla. Basta guardarla per capire tutto. Pure quando c'ha i colori sembra che allegra perché sa maschera.
Però diceva bene prima lei, sì. Sì, Roma pare che l'hai messa sotto, che l'hai dominata. E invece ne scappa via come un'anguilla. Si piega ma non si spezza, eh? Sento che a lei piacciono le battute, eh? Si vede che lei è monticiano, sia pure onorario. Senta, se gli serve ancora la carrozza, io l'aspetto qui perché mi fermo qua. Questo è un posto buono, qua si trovano gli stranieri, i pellegrini, io i clienti me li capo. Ah, a proposito, dottore, a lei gli piacciono le battute, ma qua come si muove, la città è piena di madame, sì, insomma dei poliziotti. Meglio perderli che trovarli. Grazie dei consigli. Basta, vecchio, fuori chi non c'entra, avanti! Allora Menico, il sicario, sbuca fuori da quella porta. Menico, a posto! Eccomi. Mettetegli un po' più di imbottitura sotto il giusto cuore. Qui! E qui! Ma dov'è il costumista? Alberto! Vieni un momento qua, per favore, con la sarta, su! Dobbiamo girare per 5 minuti, eh. Io pensavo che bastasse su No, ci vuole ancora dell'imbottitura qua e qua. Allora, la sua deformità deve essere chiara, programmatica. Adesso la aumenteremo, tenga qui. 5 minuti sarà fatto. Andiamo. Allora lei parte da qui. Sì. Avanza, calma. Si metta là quando spiego, stia bene. No, scusi tanto. Parte da qui. Avanza, sì. Cauto e si ferma. Guarda attorno, ascolta lontani rumori, poi prosegue fino al tavolo. Senza tentennamenti, anzi con una sorta di interno compiacimento, tira fuori dal giusto cuore l'ampollina e versa il veleno. L'ampollina, prego! La prendo subito! Abbiamo capito? Tocci? Sì, signorina. Tocci? Dia. Serve l'ampollina. Ah, subito, ce l'ho qua. Messa sotto chiave. Eccola qui. È già pronta? Certo, l'ha riempita ieri sera il dottor Trank. Il dottor Trank? Come no. Ci ha messo un liquido che ha preparato proprio lui con 3 o 4 sciroppi differenti perché dice che voleva un certo tono particolare. Grazie. Prego, ed è che? Capirai, io ho tenuta chiusa con 4 girate, che se qualcuno la toccava era meglio che facevo fagotto. Signora? Sì? Per favore, mi ripete i movimenti perché... Ecco, allora, entra dalla porta, sì. Avanza cauto, poi si ferma. Sì. Poi si ferma, si guarda attorno. Ha detto anche di ascoltare. Sì, esatto. Finalmente. Se ne ha messo del tempo. Avanti, basta voi. Un attimo, finiamo di abbottonare. No, basta, lei tenga. Va bene. Venga. Andiamo. Ecco. Si nasconda là dietro. Va bene. Tutti a posto. Pronti per girare. Luci! Motore! Partito! Chuck! Il grande condottiere 95 prima! Azione!
Ah, il commissario De Vincenzi, immagino. Persona. Prego. Posso, signora? Prego, si accomodi. Grazie. Oh, mi dispiace, ma queste case vecchie sono tutte senza ascensore. Non si preoccupi, signora. Sono abituato a ben altro con il mio mestiere. Lo so, di lei conosco molte cose. Lei è un uomo straordinario, il terrore di tutti i malfattori. Queste cose deve avergliele scritte Antonietta. Lei non avrebbe dovuto crederci. Commissario, sarà stanco del viaggio? Le preparo un tè? Non vorrei recare disturbo. Se proprio ci tiene, ecco, le dirò, preferirei un caffè. Anche a me il tè non piace, ma una donna che preferisce il caffè... Francesca, la sorella della sua Antonietta, diceva sempre che non sta bene. Beh, sì. A proposito, attraverso le lettere di Antonietta a Francesca, io ho sempre saputo tutto di lei, sa? E per mandare Antonietta nel suo paese durante questo periodo in cui starò a Roma, ho dovuto prometterle di venire ad abitare a casa sua. È la prima volta che io affitto una camera, però mi sono decisa perché ho l'impressione di ospitare quasi un parente. Troppo buono, signora, grazie. Oh, mi scusi, io la tengo così in piedi a chiacchierare, lei si era stanco, desidera un caffè. No, no. Facci in un attimo. Ma per carità, attimo, signora, ma grazie, grazie, signora. Se ne accorgerà il bastardo. Oh! Che c'è adesso? Trucco? Non ci siamo. Lei ha preso la coppa come se sapesse che contiene il veleno. No, scusatemi, forse voi non avete capito. Io tentavo di dare il senso di una premonizione. Anticipare i tempi è sempre da pessimo attore. Il mio Astorre Manfredi si renderà conto della fine dopo il primo sorso, quando il veleno dei Borgia gli avrà stretto improvvisamente le viscere in una morsa di fuoco. Voglio che davanti all'obiettivo lei muoia veramente. Non è più il tempo delle smorfie e delle pantomime. Il pubblico non si lascia ingannare. Verità ci vuole. Verità! A posto lì! Basta! Ci giro un'altra volta! A posto con le luci? Motore. Partito? Ciak. Grande condottiero 96 seconda. Azione. Al diavolo il Valentino e quel dannato Papa. Le truppe di Cesare ci hanno attaccati. Firenze è un osso duro, se ne accorgerà il bastardo. Dissetati.
quella puledra molto brava. Valentino, il Valentino, con il di piegarci. Faenzo, sostiene l'onore di tutti. Armando, cretina, devo rovinare la scena. Astorre! Stop. Perfetta. Stampare subito. Gagliarda questo. Flauti. 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 Un dottore, presto. Flauti sta morendo. Ma che è morto Ventadero questo? Un dottore! Un dottore! Un dottore! Pronto? Parlo con la segreteria particolare di Sua Eccellenza il Ministro? Sono il commendator Sangalli, direttore di Cinecittà. Passatemi subito, Sua Eccellenza. Per favore. Dobbiamo stare molto attenti, eh? Non dobbiamo farci sorprendere dagli avvenimenti. Non abbiamo perso tempo, signor Questore. La terza squadra è già partita per Cinecittà con il commissario Gaetani. Cosa c'entra Gaetani? Chi è Gaetani? Qui non si tratta di ordine pubblico, no? Attori, attrici, artisti, gente strana, da trattarsi con cautela, difficile da capire. Qui sarebbe stato meglio. Ma insomma, dove è andato a finire il commissario De Vincenzi? Me lo volete trovare, sì o no? O devo mettere un annuncio sui giornali? Sono così, tanto per passare il tempo. No, signore, lei suona benissimo. Lei sembrerà strano, ma io sono un poliziotto che ama la musica. Non lo dica a nessuno, ma anch'io ho la mania di suonare. Davvero? Non mi dica niente, indovino io. Il violino. No, no, siamo lontani. Pianoforte? No, no, signore, è difficile, è ridicolo. Io sono il flauto, signore, il flauto. Ma certo, che sbadata che sono. Lei è un anticonformista, non poteva suonare che uno strumento come il flauto. È divino. Io spero che lei mi consentirà di ascoltarla. Anzi, perché non suoniamo insieme qualche volta? No, signora, è impossibile. Lei è troppo brava. Lei è una concertista, io sono un povero dilettante. No, no, la ringrazio per i complimenti, ma non è così. E poi in due, uno fa coraggio a quell'altro. Pensi, signora, che lei sarebbe la prima spettatrice della mia vita. E poi, davanti a un panorama come questo, bisognerebbe suonare bene per forza. Commissario, le prendo un binocolo così può vedere persino San Pietro come se ci si trovasse dentro. Grazie, signora, grazie. Ecco qua, se lo regoli. Era del mio povero papà. Grazie, signora, grazie. A proposito, anche mio padre, come il suo, era professore universitario, ma fu costretto ad abbandonare l'insegnamento. Sa, non volle adattarsi. Attento!
Ma che c'è? Che è successo? Signora, quella chiesa là a sinistra è la chiesa nuova. Sì, sì, è la chiesa nuova, ma che è successo? Sono un predestinato. Commissario! Scusi, devo andare via. Commissario, ma scusi, di che segno astrologico è lei? Dell'acquario. Ah, allora è proprio un predestinato. Sa. Sì, signora. Ai delitti. Allora tu, gli posso raccontare l'ultima? Ferma, ferma, deve essere qui. Lo sa perché il regime si ispira agli antichi romani? No. Perché Nerone grattava la lira sulle rovine di Roma. Aspetti qui. Ma come, non gli è piaciuta? Eppure fa ride, no? Scusi. No, mi scusi lei. Senta, per favore, mi lasci. Devo correre a cercare un agente. Io volevo sapere di chi è quella finestra sotto al tetto. Ma scusi, lei chi è? Polizia, sono un commissario. Venga. Mamma mia, hai capito? Era una madama. Se avesse sentito come piangeva la povera signora De Kerberline. Lo vedo, sono morto in casa. E allora io sono corso subito giù in cerca di una gente, ho incontrato lei. No, non è questa la porta, è quella. Qui ci penso io, lei vada. Ma telefoni subito alla questura centrale. Ma come? Vada, vada, è urgente. Come vuole. Io ero a pochi passi. Se avessi saputo, se solo avessi sospettato. Sente, Angela Azzurro, bel commento per un delitto. Sapevo che sarebbe finita così. Lo sapevo, fin dal giorno in cui lo sposai, quanto tempo fa. Ha avuto 3 mogli, vero? Io sono stata la prima. La vera. Ma lei lo conosce? Avevo visto centinaia di fotografie sui giornali che non conosce Hans Frank, il regista di Giannis, di Zabarova, di Zara Leander. Della Negri, della Garbo, dei Barrymore. Già, era stata anche a Hollywood. Fu quando mi abbandonò e partì con quella donna. Ma non durò a lungo. Quando realizzava un film, voleva essere lui solo a comandare. E questo in America non era possibile. Perché non mi domanda se l'ho ucciso io? L'ha ucciso lei? Oh, ma io lo amavo sempre, come quel primo giorno di tanti anni fa. L'aveva conosciuto nell'ambiente del cinema? Anche se dopo la mia fuga da Budapest con Hans, mi misi a fare l'attrice, fu lui che lo volle. E quindi lei è ungherese? Sembra un romanzo cosmopolita. Scommetterei che quando fuggì con Hans
prese l'Oriente Express. Non mi ha ancora domandato se ho visto l'assassino. L'ha visto? No, ero rimasta di là. Venga. È primavera, perché porta la pelliccia? Oh, all'improvviso ho sentito un gran freddo. Mi sembrava di morire. Quando lo hanno colpito, questa porta era chiusa. Non ha sentito niente. Stava andando via. Deve aver incontrato l'assassino sulla porta di casa. Ha del fuoco. Ho udito soltanto dei rumori confusi. È un tonfo. Quando ho aperto quella porta, l'assassino era già scomparso. L'ingresso di casa era spalancato. E lei non l'ha seguito? Hans era ancora vivo. Mormorava qualcosa. Cosa? Diceva, te lo ripeto, domani ti farò chiudere in manicomio. Questa persecuzione, sì, deve finire. Credeva di parlare ancora con l'assassino? Oh, sì! E poi? È morto. Certamente, eccellenza. Capisco, eccellenza, è importante, la Germania ci guarda. Capisco, in alto, molto in alto, si punta molto su questo film. Sì, sì, capisco, eccellenza, la collaborazione italo-germanica. Eccellenza, stiamo facendo l'impossibile ai migliori uomini. Perfettamente, eccellenza. Signor Questore. Cosa c'è, Renzi? Siete stravolto. È successo un fatto gravissimo, signor Questore. Un omicidio. Ah, bella novità. È il 219esimo da quando sono entrato nella polizia. Hanno ammazzato Hans Trenck. Chi? Il regista tedesco. Quello che stava girando il film dove è morto l'attore. E dove è successo? In una casa vicino a Corso Vittorio. Ancora non so i particolari. E adesso? Succede il finimondo. Scoppia la guerra. Andiamo, venga anch'io. Dov'è Capocci? Dove vai in giro, Capocci? Cercatelo! Gli ho bisogno! Ecco, questa le farà bene. Però non ho trovato lo zucchero. Forse non c'è. Io lo prendo sempre amaro. Anche io. Grazie. No, se non brindisi con il caffè. Forse perché lei mi ricorda lo champagne. Molto caldo. Sono ungherese. Oh. A Hans piaceva molto il Tokaj. Anche ora
a tanti anni dal nostro divorzio. Gliene facevo sempre venire qualche cassa dalle terre di mio padre, nel distretto di Orlava. A proposito, non mi ha ancora domandato perché Hans era venuto qui. Andiamo. Quando era stanco, agitato, quando il suo temperamento lo riempiva di ombre, veniva sempre da me, diceva che io avevo il potere di calmarlo, ma lui viveva di chiaroscuri, aveva bisogno anche del buio. Eh già, questo mi ricorda i suoi primi film del periodo espressionista. Era sconvolto. Doveva essere accaduto qualcosa di molto grave. Mi aveva detto che voleva sposarmi di nuovo. Subito. E lei? Non gli ho creduto. Portiere! Buongiorno, sono quello che ha telefonato poco fa per il delitto. Bene, che interno? 13, all'ultimo piano. Su, c'è già un vostro collega. Che collega? Non lo so, uno. È già da molto che è su e... Capo, chi può essere? Non lo so, uno dei nostri prima di noi. Avete telefonato al commissariato di zona? No, è soltanto a voi. La cosa non è chiara. Andiamo a vedere. Voi tre, venite con noi. Avanti. E voi rimanete qui. Mi raccomando, fate attenzione. Presto, presto, presto! A proposito, lei non mi ha ancora domandato chi sono io. Ah, che scopo. Avevo solo un disperato bisogno di parlare. Ehi, voi, non fate movimenti farsi! Nessuno si muove. Prevedibile. Corradi, come stai? Sono felice di vederti. Anch'io. Volevo passare da te oggi nel pomeriggio. Capisco, prima volevi occuparti di un delitto per conto tuo, eh? Sono dell'acquario. La costellazione. Aspettatemi fuori, devo parlare con il commissario De Vincenzi. Prego, signora, prego. Sì, è quello il famoso commissario De Vincenzi. Non vorrei essere nei suoi panni. Chissà cosa gli sta dicendo in quest'ora. E Nerone grattava la lira sulle rovine di Roma. Carina, eh? C'è un po' di caffè anche per me. Sì, ci deve essere perché la caffettiera è grande. Ecco. Me l'ha raccontato un vetturino appena arrivato. La barzelletta, eh? Io non dovrei sai il mio stomaco, delle volte non riesco, è più forte di me. Vedi, il fatto è che tutti noi facciamo spesso cose sbagliate. Già, tu forse hai sbagliato a farmi trasferire, ma comunque te ne sono molto grato. Avevo saputo che volevano sbatterti a Carbonia per punizione, allora ti ho richiesto io. Ti ho ripreso per i capelli, sai. Sulle tue elevate capacità professionali, non vi sono dubbi, ma il fatto è che tu non capisci i tempi di alto dovere, di disciplinati impegni. Ma tu ci credi? Ai, 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 ai. Lo sapevo. Vedi, uno comincia a guardarsi attorno, poi senza accorgersene comincia a riflettere. E poi senza accorgersene si trova a camminare controcorrente. Lo sapevo, il mio stomaco reagisce al caffè. Non avrei dovuto lasciarmi tentare. Vedi, questo caso di Cinecittà sembra tagliato su misura per te. Artisti, artistoidi, temperamenti strambi, imprevedibili.
E vuoi affidarmi il caso? Vabbè, un caso clamoroso, eh? Perché oltre al regista Trenck hanno ammazzato anche il primo attore del suo film, Armando Flauti. Armando Flauti? Altro che chiasso. Le spettatrici si metteranno in lutto. E quando è successo? Ah, circa 3 ore e mezzo fa, mentre girava una scena a Cinecittà, il commissario Gaetani è sul posto, gli spiegherà lui. Sai, in alto, molto in alto, si desidera che le indagini si concludano al più presto e nel migliore dei modi. E per te può essere un'occasione. Grazie. Senti, l'angelo azzurro. Ah, dove vai? Comincio le indagini. Lei è tedesca? No. Suonava l'angelo azzurro. La Germania non è di moda? Permetta. È una maniera un po' strana la sua, di far visita alle signore. Che cos'è che volete? Ah, non perdete tempo in cerimonie, accomodatevi, accomodatevi pure. Io sono un commissario di polizia. Ah. Lei studia musica? No, canto in un locale notturno, la taverna di Costantino. La conoscete? Pure suonava come una concertista, come si può suonare Scarlatti. La tecnica della nota ribattuta cambiando dito sullo stesso tasto, facendo passare il pollice sotto le altre dita e incrociando le mani. E il sasti rob e fa... e fate il poliziotto. Cerca un portacenere? Qua non ne vedo. Eppure dovrebbe esserci... Lei fuma, fuma molto anche, vedo. Non fa niente. La donna delle pulizie viene più tardi. Uè. Ma senza scherzi. È per parlare di quello che faccio io che siete venuto. Potrebbe essere interessante, no? Ah, siete un poliziotto strano. Uno di quelli che vi cucinano con il sorriso. E le belle parole. Perché mai dovrei cucinarle? Non si sa mai. Ma fate in fretta però, eh. Lei è rimasta in casa tutta la mattina. Signorina, come si chiama? Steiner. Roberta Steiner. Ma è un nome d'arte. Miss Unde Milan, deportati cinese. E in verità mi chiamo Palmira Colombo. Insomma, è rimasta in casa? No, sono uscita per fare delle spese. Sono tornata circa un'ora fa. Allora non ha sentito niente? Che cos'è che avrei dovuto sentire? Non so, delle grida, dei rumori nell'appartamento accanto. Perché? C'è stato un delitto. Hanno ucciso Trenck, il regista. Chi? Le povere cose. Conosceva? Figuremes, chi non ha sentito parlare di lui? Un uomo celebre, un grosso personaggio. Per ora dovrei prepararmi. Vi dispiace? Fra mezz'ora ho le prove di un nuovo numero alla taverna di Costantino. Mi dispiace di averle fatto far tardi.
Ma no, fa niente, fa niente. Mi devi passare a prendere... Chi? Il mio fidanzato. O il suo autista. Ah, capisco. Dov'è che andate? L'uscita è dall'altra parte! Venga fuori lei! E così ci avete cucinati proprio per Benino. È stata la mancanza di portacenere in questa stanza. Poi il fatto che lei quasi mi aspettava e non ha mostrato nessun stupore sapendo che ero della polizia. È vero? Cosa? Hans Frank? Sì. Commissario, a questo punto voi vedete in me un uomo completamente rovinato. Io sono Vernieri, il commendatore Vernieri, il produttore, a vero, del film di Hans Frank. E mi sta dando le sue generalità sapendo che tra poco le saprò. Coccoruno non mi ha fatto malocchio. Chiudi il lato di così. Ma circa 4 ore fa, il primatore del suo film è stato ucciso. Sì. Lei abbandona la nave che affonda per precipitarsi a sentire un concerto di pianoforte. Ne valeva la pena! Io sono brava! Suono alla Scarlatti con la tecnica delle note ribattute. Commissario, lei è uomo di mondo e quindi avrà certamente già capito che fra me e la signorina qui presente abbia una relazione. Ecco. Ammetterà che è un po' strano. La sua fidanzata abita proprio vicino all'appartamento dove è stato ucciso Frank. Strano? No, e perché strano? Noi avevamo sott'occhio avere questo palazzo e quindi poi la mia organizzazione ha provveduto ad affittare e a mobiliare gli appartamenti per gli attori del mio film, quindi anche per la signora dei Gorgolai. La signora dei Gorgolai fa parte anche lei del film. Aspetta, è quella la prima moglie di Trenk. Ma come, commissario? Non sapete che Trenk ha radunato nel film tutte le donne della sua vita? A ognuna una parte. Averle tutte attorno e sotto di lui soddisfaceva il suo formidabile ego, immagino. Già, era un uomo amato da molte donne. Ne ha prese quante ne ha volute. E io bavo. Fior di contratti, io. A proposito di contratti, no, scusate, ma io devo andare, devo salvare il salvabile, devo pensare al film. Sì, ma oggi pomeriggio io voglio vedere tutti a Cinecittà. E io là starò, dove volete che vada? Con... pardon. Anche lei. Io non recito in cinema. Canto alla taverna di Costantino. Ma se volete, ci sarò. Grazie. Questa è sua. Sì. Gliel'ha mandata il suo fidanzato queste rose? No, me le hanno mandate, ma non so nemmeno chi. Non c'era nessun biglietto di accompagnamento. Strano. E lo dice a me. Mi metto a scervelare per capire chi possa essere. Quando sono rientrata dalle spese, ho incontrato per le scale un garzone di fioraio. Mi ha messo le rose in mano, mi ha detto sono per lei e le scappa via. E com'era? Il garzone. Un garzone, ma non so, un ragazzo forse. Non dico forse perché non l'ho nemmeno guardato in faccia. E aveva un impermeabile nero con un cappuccio calagiò fin sul naso. Capisco. Buonasera.
Potete andare. Sì. Tu rimani, aspetta. Commissario, io ho 15 anni di professione medica alle spalle, ma non ho mai visto tanti sintomi così contrastanti in un cadavere solo. Non è vero, non può essere vero. Purtroppo Flauti è morto sul serio. Serio? Parlate di serietà, a me sembra un morto finto, cinematografico. State a sentire, glandole gonfie, lingua rossa, nervi tesi come corde, blocco renale, arti contratti. E allora? Veleno, non c'è dubbio, ma di che veleno si tratti, Dio solo lo sa. E allora? Vedremo con l'autopsia, ma non ci contate molto. Ah, dottor, sarà il veleno dei Borgia, no? No, adesso ti ci metti anche tu. Vede, commissario, in questo ambiente abbiamo la cattiva abitudine di confondere le finzioni della scena con la realtà della vita. Ma noi atteniamoci esclusivamente alla realtà. Torniamo alla fiera del veleno. Ah, dottor, quando che il signor Trenck mi ha passata, io ho messa subito sotto chiave, eh? Quindi non l'ha toccata nessun altro, oltre a te, al regista e all'aiuto regista Thelma Mauri. E a me. E a voi. Beh, veramente stamattina presto mi è venuto a chiedere di vederla il commendator Dernier. Ah, è il produttore. E allora? Ha guardata e ha detto, dice, anche questa è autentica e costosa, mannaggia la Germania. Ma immagino che te l'abbia restituita subito. Beh, veramente, quando lui stava a guardare, a me mi hanno chiamato un attimo in scena, no? Però dopo, quando sono tornato, dopo una mezz'oretta, ho visto che lui mi ha lasciato lì sulla cassa. Succede sempre così. Non si riesce mai a trovare un indizio completo che serva a restringere la rosa dei sospetti. Gaetano, immagino, eh? Sì. Io sono De Vincenzi. Ah, quest'ora mi ha telefonato. Meno male che sia arrivato. Ti passo subito la consegna. Ma che fretta. Se posso darti un consiglio, per me la traccia dell'ampollina è di primaria importanza. Chi è che può avere un elenco completo dei ruoli femminili del film? La signorina Thelma Mauri, l'aiuto regista, ce l'ha sul copione. Arrivederci. Ciao, ci vediamo. Che, ve la devo chiamare, dottor? Sì, che mi porti il copione. Sono pronte. Brava. Mi dia una mano, come se fossi il suo regista. Che devo fare? Mi faccia venire le signore in ordine di apparizione. Come nel film? No, come nella vita di Hans Trenck. Prendere posto in scena, per favore. Cobinia de Kergolai, la prima moglie, nella prima sedia. All'epoca del suo trasferimento ad Hollywood, nella seconda serie. Gita Garena, figlia di Lilli, nella terza serie. Paris, la terza moglie, nella quarta serie. La seconda moglie non è qui. Dopo il divorzio rimase in America, dove sposò un miliardario. Un bello scacco per Trenck. La signora Paris non c'è. Non l'avete avvertita? E come no? Vada a sollecitarla, per favore. Come è fatto?
Blanca Vertua nella quinta sedia. E chi è? La prima attrice. Vado avanti. Roberta Steiner. Nella sesta sedia. Non sapevo che facesse parte del film. Una decisione dell'ultima ora. Il signor Trank me l'ha comunicata ieri sera. E come mai? Era l'unico ruolo ancora scoperto. Ma non mi risulta che la signorina Steiner facesse parte della vita privata di Trank. Forse. Fino a ieri sera. L'idea di questa riunione mi è stata suggerita da un mazzo di rose gialle. Signora Bari, se la desidera in teatro, è permesso? Signora?